Bella raga, oggi vi porto con me a vedere un po' di sfilate. Non so che cosa registrerò perché ancora non sono molto nell'ottica. Volevo scusarmi per il vlog che non è andato online domenica scorsa, ma ho bruciato gli hard disk, come qualcuno di voi sa, per cui metà del vlog era lì dentro e non sono riuscita a recuperarlo. Per cui, se siete affezionati ai miei vlog e volete vederne un altro, vi farà durare tantissimo questo. Quindi guardatelo. A me non rimane che salutarvi, ma prima vi chiedo un like di supporto, iscrivetevi al canale. E noi ci vediamo dopo la sigla. Allora, prima sfilata multibrand, vi faccio vedere chi c'è con me, Luca. Luca, avete mai conosciuto? Ti hanno mai conosciuto? Ok. Vi lascio il link, quello di Instagram, perché lui ha un canale YouTube, ma non vuole farlo vedere perché dice che ci sono sucazzate. Comunque lui è un bravissimo fotografo e oggi mi sa che gli romperò un po' le scatole, ti ammorberò un po'. Posso ammorbarti? Tantissimo. Di qualcosa mi hai scritto? Mi raccomando, mettete un like di supporto e iscrivetevi al canale. A dopo. Allora, messo il cappotto, la sfilata di Milena Andrade è andata. È andata benissimo. Dove stiamo andando? Stiamo Vieni andando. vicino perché sennò esci dall'inquadratura. Cioè, che vuoi fare videomaker, devi capire che devi entrare sull'inquadratura perché se Ah, no non va ok. bene. Non sapevo. Sei pratico l'inquadratura. Appunto. Dove stiamo andando? Non Non so. lo so, tu conosci la zona, quindi Ah, non so. andiamo in un posto in zona isola? Fa aperitivo? Magari non il Frida perché ci vanno tutti. E noi non siamo tutti. E con questa perla di saggezza andiamo, che amico. Comunque ve lo dico, le perle migliori di Luca verranno fuori dopo che avrà bevuto due o tre drink. Sì, ma anche mezzo bicchiere. Ok, mezzo bicchiere va benissimo. Comunque, anzi, volevo dire che dopo la sfilata a cui vi porto è quella di Elena Savoia, che vi porto praticamente tutti gli anni, così vediamo cosa ha preparato per noi quest'anno. E mi devo cambiare, mi cambierò ovviamente in macchina e non vi farò vedere assolutamente niente. No, scherzo, mi cambierò tipo la borsa, le scarpe e anche la maglietta. Ok. Quanto va? Dobbiamo ammazzare il tempo, raga. Quindi si sbevazza. Metto sotto i commenti, cosa fate quando abbassate il tempo? Sei un super professional. Oh raga, facciamo aprire il canale a Luca Noto? Dai. Dai, facciamogli aprire un canale. Andate su Instagram a rompergli le scatole di aprire un canale dove vlogga, che lui fa tutte le foto alle patatone, vestite, biotte, così. Per cui se vlogga magari fa anche vedere backstage su YouTube. Vieni tu? Dai, che poi pensate che abbiamo bevuto troppo. Thank you.
qua? No, non lo chiudiamo qua. Non ve lo posso dire, comunque noi andiamo avanti col vlog, quindi continuate a seguirci, se la sfilata è finita l'avete vista, però andiamo avanti a parte rata, non so cosa facciamo, io vado avanti, poi se c'è anche un'altra. Luca ha deciso di dare forfè, c'ha mal di testa, c'ha un gomito che gli fa contatto col piede, non ha digerito bene, ha fame, poi? Mi ha fatto ubriacare. Ha sonno, si è ubriacato, poi? E poi basta. Poi basta, per cui Luca da forfè, e quindi ci saluta, salutaci Luca. Ciao, buonanotte. Ricordatevi che dobbiamo andare sotto il suo coso a rompergli le palle per aprire il canale YouTube. Sotto sì, dove? Dai, fatelo almeno poi là. Sicuro. Ma perché adesso si è spenta la luce? Non ho capito qua. Perché non peggio uno schermo. Ok, fantastico. Va bene, dai Luca, vuoi chiudere tu il vlog? Almeno questo lo puoi fare. Sì, Eller vi saluta. Vediamo se si ricorda la chiusura, perché lui dice che guarda i miei video. Non fino alla fine. Ah, non fino alla fine? E me lo dici anche? Però vi mando un bacio, un grosso bacio. No, però prima cosa dobbiamo fare? Se questo video vi è piaciuto, vi chiediamo un like, forse statico. Un like di supporto. Attivare la campanella del canale. Esatto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi vlog. E magari ci sarà anche lui, poi... E fate i bravi. No, fate i bravi lo dici ai tuoi. Un grosso bacio e vi aspetto al prossimo video. Vi aspettiamo al prossimo video. Un grosso bacio e tantissimo cuore. No, cuore, tantissimo amore. Amore. Ma se non c'è il cuore non c'è amore, ragazzi. Dove facciamo il cuore? Come facciamo? Così. Bella raga, anche oggi Fashion Week, oggi è la prima giornata vera, sono con la Chris ma c'è anche Luca. Se volete vedere insomma quello che stiamo per fare in questa giornata, ovviamente dovete guardare questo vlog. Seguitela. Ascolta, ancora non l'hai neanche finita, bicchiere. Seguitela. Allora, adesso siamo all'evento di Jenny Monteiro, la conoscete perché l'ho vloggato un sacco di volte, l'evento è stato molto carino, mi sa che rimaniamo anche per la seconda uscita o per l'uscita comunque serale, e vi faccio vedere un po' di uscite, insomma quelle che ci sono state, e poi vediamo quelle di stasera. Allora, la conoscete, avete visto le sue creazioni per un sacco di vlog, finalmente vi posso presentare Jenny. Ciao! Grazie innanzitutto, e questa grazie collezione è meravigliosa, una cosa pazzesca, ci piace un sacco. E tu devi sapere che sul mio canale sono molto affezionati perché hanno visto le tue ultime, credo, tre collezioni, sicuro, perché ho vloggato tutte le volte e mi piace tanto, quindi insomma. Grazie mille di essere venuta. Andate a trovarla sul sito, così insomma si guarda un po' lì, e seguitela ovviamente sui social e vi metto Jenny Monteiro. Grazie, grazie a te, grazie a voi. Già ubriaca, cioè non ne ha bevuto mezzo prima e già ubriaca. We'll be right back.
raga, secondo giorno, stiamo per andare da Fendi, c'è sempre la crisi, abbiamo anche un nuovo ospite! Ciao! Ciao! Mio amore! Ciao! Dove ti troviamo? Beh, da Fendi, poi si fa un giro per lo street style di Milano, due presentazioni e niente di più. Voi? Noi in giro! Noi il tram! Ciao! Allora, praticamente siamo qua da Fendi. Ta-da! Siamo un po' rimasti qua a fare un po' di street style. E comunque il contatto di Sebastiano ve lo lascio sotto nell'info box e anche quello di Chris. Così potete andare a vedere i loro profili, sono molto carini, fanno foto veramente fighissime. Noi siamo qua, stiamo facendo un pochettino di PR, non so, chiacchierando. Quando si fa street style si rischia la vita perché ti fanno fare le foto in mezzo alla strada e ci sono tutte le auto che ti suonano e tutti i fotografi che ti urlano. Vabbè. E qui fuori ho incontrato due nuovi amici del Sudafrica. Lui è Abia Superstar. Yes, we're in the Milan Fashion Week and it's hot, hot, hot. E vi metto il link sotto, sempre nell'info box, così potete vederli. Loro sono designer. Here's Brad. Brad. E loro sono from South Africa. Sono designer del Sudafrica e quindi è molto, molto carino, insomma, andare a vedere che cosa fanno. Io qua. Venite, venite dietro di me. No, niente. Ok. Ora stiamo andando da Jenny, filata. Vieni amore. Anch'io freddo, sto morendo di freddo, però ce la possiamo fare. Stiamo andando a riconsegnare questi meravigliosi occhiali che ci hanno dato appunto per le sfilate. Adesso li riconsegniamo e poi io credo che andrò a casa perché oggi sono proprio distrutta e niente, ho deciso di fare il vlog continuativo, per cui insomma ci vediamo nella giornata di domani, vieni, per cui ci vedremo nella giornata di domani e basta. Volevo fare un ringraziamento anche tu. Ah, la ragazza che ci ha fatto i capelli, alla parrucchiera che ci ha fatto i capelli, che ovviamente oramai dopo 3 giorni sono andati, però i primi 2 giorni erano veramente belli e si tratta di Divas Parrucchieri Milano, vi lascio tutti i link nell'info box come al solito. Comunque mi sono trovata bene, guarda qua, mi ha fatto la tinta, è perfetta. Grazie Erghi. Oggi è venerdì, sta per arrivare il treno, sto per andare ad incontrarmi con Alessia che avete già incontrato per quell'altro evento e poi mi incontrerò con un fotografo, Flavio Torre, dopodiché sempre con la Chris, faremo un po' di foto e andremo ad altri eventi, per cui se siete curiosi di sapere che cosa faccio anche oggi, ovviamente potete rimanere incollati. Ci vediamo dopo. Allora, noi siamo qua a pranzo. Ciao! Ciao a tutti! Allora, lei è Alessia, l'avete già conosciuta su Instagram e siamo venuti a pranzo in questi posti che adesso vi faccio vedere. Che è in Cairoli e si chiama Van Bol Fest. Fest. Sì, Van Fest. Bengere Caffè. Ci hanno portato un po' di pizza che io assaggerò sgarrando e 2 calici di vino con i quali faremo un brindisi. Assolutamente. Allora ci è arrivato il cibo, questa è un'insalata avvolta nel salmone, non pensavo che sarebbe stata così, lei invece ha preso un'insalata buonissima, a vedere che meraviglia, olive taggiasche, mozzarella di bufala, verdure alla griglia, buonissima, e poi sempre la solita pizza e il nostro vino rosé. Ora sono venuta ad accompagnare l'Ale che deve farsi i capelli. Siamo una sistemata perché qua. No, la cosa bella è che l'Ale, esattamente come me, voi lo sapete perché se mi seguite lo sapete, si è macchiata i pantaloni perché siamo andate di corsa a comprare un cambio e niente, adesso parrucchiere e poi. Siamo arrivati in un pelo di ritardo, però dai, perdonabile. Ce la possiamo fare? Sono arrivata finalmente a Montenau
in vedere due fotografi, tre forse, dopodiché si va un evento via l'altro. Raga, sono stanchissima, non mi sono neanche cambiata, non mi sono cambiata neanche le scarpe, non me ne frega niente, non ce la faccio a mettere sui tacchi a spillo, per cui oggi va così. Lo shooting lo farò con questi vestiti, mi auguro comunque che vada bene e che non mi facciano storie, secondo me però no, dai, anche perché io non è che sono una diva, per cui una volta che sono vestita abbastanza bene, poi insomma seguitemi su Instagram e ditemi voi se vi piace come ero vestita. Ho tra l'altro questa giacchetta e questa sciarpetta che sono veramente meravigliose, per cui boh, secondo me ci sta. Ok, sono arrivata, dietro di me vedete tre mega fotografi, venite qua raga. Allora, partiamo da qua, Ale, Alessio, Flavio, che lo conoscete, e Stefano. Loro li conoscete perché, se vi ricordate, ve ne ho parlato quando vi ho fatto vedere la rivista sulla quale mi hanno fatto l'intervista. Oddio, no. Andiamo qua. Ah, ecco, facciamogliela vedere. Aspetta che la... Che poi dire, facciamogliela vedere in un vlog, non è proprio il massimo. Sì, non è il massimo. Poi con loro non è il massimo perché sono dei... Soprattutto con quello lì, perché è un malizioso di uno. Ma è la nuova? Sì, è quella nuova. Ancora imbustata. Ancora in celofanata, guardate che bella. Nuova, nuova. Allora, la rivista si chiama Glamour Affair e ovviamente è una rivista un po' molto lifestyle, sì, super moderna, designer, fotografia, moda, insomma un sacco di cose, per cui niente, noi vi abbiamo reso partecipi. Leggetela. Leggetela. Mi raccomando. Provate. Leggetela online, vi lascio il link nell'info box. Allora, adesso andiamo da Coccinelli, vi presento Fede Bastino, il mezzo in verde. E verde. Da qui, ovviamente io ho sempre il lanternino per accendere la videocamera nel momento migliore. Sì. Vabbè. Adesso c'è giallo, rosso. Adesso dove andiamo? Da Coccinelli. Vedere un po' di cose belle. Sì. Sai quelle sorelle, quelle da Paolo Bonoli, quelle sorelle che parlano sempre insieme. E siamo arrivati da Coccinelli, brand che conoscevo da tantissimo tempo e che con cui ho collaborato ai tempi dell'etichetta discografica a Sanremo. Insomma, una cosa molto molto carina, un ritorno molto molto carino e sono troppo contenta. Spero di incontrare Silvia, che era l'ufficio stampa, credo che sia ancora l'ufficio stampa che appunto si occupa di Coccinelli, e non vedo l'ora di salutarla di nuovo. We'll be right back.
Coccinelle è finito, siamo venuti in metropolitana e adesso andiamo a prendere la macchina. Buongiorno. È sera. Buonasera. Arrivando alla metro. Arrivando alla metro. Più niente. E noi comunque stiamo fuori. E prendiamo la metro. Esatto. Sabato sto andando praticamente da Baldinini e dopo ci saranno altre due cose che devo fare, non mi ricordo quali sono perché sto andando un po' in confusione a livello di eventi e cose del genere. Ho deciso di prendere la metropolitana perché andare sempre in parcheggio a Garibaldi costa un botto, perché mi costa 10 euro al giorno, che voglio dire, per un parcheggio è giusto, normale, però iniziamo a tirare, dato che oggi è sabato. Allora sono riuscita a venire a Maciachini a prendere la gialla, quindi vado direttamente in Monte Napoleone e poi ci vediamo lì. Arrivata, ho messo questo cappello un po' strano, adesso saliamo, ho più o meno una ventina di minuti di anticipo per cui posso bere un caffè con tranquillità e aspettare Chris, dopodiché andiamo appunto da Baldinini e basta. Raga, mi fanno cagare i capelli e ho deciso di cambiare look, così cosa ne dite? Alla Cri piacciono. Yeah, molto rock and roll. No, sempre sei quella di Evanescence, come si chiama lei? La donna? Emily. No, così mi fanno veramente cagare. Però dovrebbero stare così, capito? La coda dovrebbe stare così. Dovrebbe. Va bene così? Sì. Cioè, ti piace così? Hai le... Ho le corna? I baby hair? Ah, le mollette? Ma tu dici di tenerle così? Ho fatto la coda basta, ma tanto non mi piace uguale, quindi adesso appena vado in bagno toglierò. Non mi piace. Oggi veramente ho preso troppo cortisone. Eh no, secondo me è proprio sto cortisone, sembra che ho le labbra enormi, le cose. Vedi? Vedi la bocca proprio, vedi che la muovo anche male. Io me la sento perché è proprio.
Sì. Guarda, ma anche le occhiaie. Cioè, guarda che si vede tantissimo. No, lei non le vede perché è mia amica, mi vuole bene. E non le vede. No, perché vedete che ogni giorno è questo. Don Luigi su Instagram. No, ma Luca oggi dai il numero. Ciao ragazzi. Allora, il video di oggi parlerà di... Cosa parliamo? Del vento. Del vento. Ma prima mettete un like di supporto e iscrivetevi al canale. Cioè, mi prendo solo per il culo. Tra l'altro che sei diventato veramente antipatico. Cioè, riprendiamoci dall'alto. Dall'alto è sempre bello. C'è anche figli? No? No? Fa freddo oggi a Milano. Freddo. Guardate i miei capelli, cioè io non so più dove... Boh. No, Chris, sei fighissima, cioè tu devi ringraziarlo il vento perché veramente, cioè, ti sta bene, ti dona. Penultimo giorno di Fashion Week, sono veramente distrutta, raga. E niente, adesso vado, stamattina ho uno shooting fotografico. E, tra l'altro uno shooting per una crema viso, guardate che faccia a pezzi che ho. E niente, adesso vado e dopo vi faccio vedere direttamente quando sono lì. Comunque davvero quello, il lavoro che c'è dietro a questa settimana è assurdo e mi auguro che un po' si sia capito tramite il vlog e le riprese che vi ho fatto. Ci vediamo dopo. Grazie al cielo, così era un po'. Lo faremo magari dopo quando sarò truccata, perché mi hanno consegnato dei prodotti, pensate, prodotti corpo da testare. E io non vedo l'ora perché volevo fare un nuovo test sulla cellulite e soprattutto perché essendo dimagrita appunto così tanto si vede un po' tanto la cellulite in questo momento. E quindi sono troppo contenta, non vedo l'ora di iniziare a provarli e magari ve ne parlo in un prossimo video. Allora, Marina mi ha truccato, cosa ne dite? Mi ha migliorata un po', eh? È venuta fuori la faccia, meno male, grazie, grazie Marina. Grazie a te. Lei è Marina Guzzi. Grazie. Ciao. Allora, alla fine mi hanno chiesto di sfilare per Mad Mad, che è un brand nuovo. E quindi spero che ci sia qualcuno che mi faccia mezzo video dalla sala, così ve lo farò conoscere. Cioè le tre dell'Ave Maria. Ce l'abbiamo fatta? Grazie alla costumista, giusto? Stylist, si dice così. Siamo riusciti a trovare la quadra per la maglia e l'ornello ovviamente è qua. E siamo ready! Ready to go! Ragazzi, sono qui con il signor Molly Brecken. Possiamo dire così? No, non proprio il signor Molly Brecken, ma il responsabile del brand per l'Italia. Perché la famiglia Molly Brecken, che è la famiglia Sidonio, purtroppo era impegnata in un'altra location a New York. Però io sono stata veramente troppo contenta perché loro lo sanno, io adoro Molly Brecken, mi vesto quasi sempre Molly Brecken e quindi per me è stato un onore conoscere insomma chi è responsabile per l'Italia, insomma, di tutto quello che io indosso. E noi siamo molto felici che persone come te ci testimonino all'esterno. Sì raga, le cose belle che capitano a sorpresa perché non pensavo proprio. Grazie, grazie mille. Grazie a te. E queste sono le modelle di Molly Brecken prima di uscire per l'ultima, i fotografi, un po' di backstage, non c'è nessuno nudo, c'è lei che mi sta sistemando i capelli. Guardate che casino raga, this is the fashion week, the real side of a fashion week. Thank you.
sportivi. Eccoli qua, ciao, chi è Manuel, chi è Andrea? Raga, ero talmente stanca che mi sono dimenticata di finire di vloggare questa serata. Vabbè, oramai sono arrivata a casa, guardate qua. Ta-da! I miei calzettoni, il pigiamone, sono nel letto. Sono stanchissima. Sono rimasta a mangiare con il mio amico, con Luca, il fotografo. E poi sono venuta a casa, ho trovato in cortile Mister X. E siamo venuti insieme, insomma abbiamo fatto un po' di cose e domani ci sarà un'altra cosa, domani sarà una giornata un po' pesante per me perché, no, non ve lo dico, non ho voglia di parlarne. E comunque domani mattina sarà una bella cosa perché andremo ad incontrare Ghe Pequeño al Mido e vi farò vedere insomma un po' di cose, sicuramente vloggerò. E poi domani pomeriggio, insomma, un momento un po' particolare, magari ve ne parlerò più avanti. E poi finalmente domani sera potrò chiudere il vlog della settimana della moda. Questo vlog, ragazzi, sarà lunghissimo, voi vi rendete conto che sarà lunghissimo. Mi auguro che lo guardiate, io lo sto facendo per voi, perché mi dite sempre falli lunghi, sto provando, proviamo a vedere se lo guarderete, spero di sì. Dai, per il momento ci salutiamo, buonanotte e ci vediamo domani. Allora, oggi siamo al Mido, vieni qui. Buongiorno a tutti. Siamo un po' distrutte dopo una settimana. L'ultimo giorno della Fashion Week. Esatto, completamente andate. Alla frutta. Oggi andiamo a trovare chi? Andiamo a trovare i miei amici di Revolutionary Eyewear. che hanno un po' di stand di diversi brand di occhiali. E siamo in attesa di un ospite molto importante, però top non secret. Non diciamo niente per il momento. No. Esatto. Quindi guardate il vlog. Allora, siamo allo stand di Casal. Cioè, guardate che bello intanto. Adesso vi faccio magari qualche ripresa, ve la faccio vedere meglio. Stiamo aspettando un ospite particolare che non vi dico adesso, vi dirò più avanti. Anzi, ve lo farò direttamente vedere per chi rimane con noi, insomma, vedrà questa cosa, quest'ospite che verrà a trovarci. E vi racconterò, insomma, un altro po' di cose. Questa Fashion Week è diventata veramente una grandissima sorpresa dietro l'altra e insomma mi sto divertendo, ma sono comunque anche molto contenta di quello che sta succedendo. Dai, bene così, ultimo giorno ma da vivere alla grande. Sì, io riprendo per il vlog, poi se vuoi ti giro un po' di immagini. Sono in orizzontali però, perché poi io le devo mettere. Vabbè, dai, ora ve lo posso svelare, c'è Ghe Pequeño che è lì dietro, adesso lo conosceremo e non so, faremo qualcosa insieme. Non ci vuole? Ah, ok, è partito. Grazie. Meglio tardi che mai. Meglio tardi che mai, c'ha ragione. Lingua caratteristica. Ecco, faccio da fare da 1 minuto. Già 2 volte che mi fa il video stamattina. Io sono Federica. Heartsake.
Allora, sono da Factory 900, questo brand già lo conoscete perché ve ne avevo già parlato sul canale e mi sta facendo vedere un po' di novità che hanno portato a questo Mido quest'anno. Quindi io non vedo l'ora di farvele vedere e vediamo insomma cosa ci ha riservato questo brand meraviglioso. Loro fanno occhiali stranissimi e sono belli proprio da vedere. Allora, sono qui con Yu Ya, che praticamente mi ha fatto vedere tutti i modelli nuovi di Factory 900, è un brand grandioso, io lo adoro, e mi arriveranno questi occhiali, per cui ve li farò vedere in un sacco di foto su Instagram. Arigato? Arigato. Arigato. Che meraviglia! Qui siamo da Yoshi Yamamoto, avete già visto qualche foto su Instagram che abbiamo fatto con i loro occhiali, sono bellissimi, ma guardate la raffinatezza dei dettagli, cioè qua è proprio il dettaglio da guardare che è veramente qualcosa di pazzesco. Mi piacciono questi. Stai bene con questo modello? Come si dice in giapponese, toto maschi des. E questi? Questi stanno benissimo, guardate. Oddio, sono troppo belli! Li adoro. Però vi mando un bacio, un grosso bacio. No, però prima cosa dobbiamo fare? Se questo video vi è piaciuto, vi chiediamo un like, forse statico, un like di supporto e attivare la campanella del canale. Esatto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi vlog e magari ci sarà anche lui poi. E fate i bravi. No, fate i bravi lo dici ai tuoi. Un grosso bacio e vi aspetto alla prossima. Vi aspettiamo al prossimo video. Un grosso bacio e tantissimo cuore. No, cuore, tantissimo amore. Amore. Ma se non c'è il cuore non c'è amore, ragazzi. Dove facciamo il cuore? Come lo facciamo? Così.